Ma è Catherine Bertone! Lei potrebbe essere il nostro prossimo personaggio in cucina. Sono bravissimo perché questa è una roba che usavo dalla quinta elementare alla terza media, poi ho cominciato prima alberghiero e purtroppo andando al convitto una settimana non andavo mai a casa, ho smesso. Insomma, pare che tutto quello che tocchi riesca bene. Benissimo, musica, grazie. Non sono bravissimo perché c'è gente che è veramente brava. No, però nel voglio senso. Dire, si vede che da piccolo mi piaceva, poi... Dobbiamo proporre alla famiglia Rullè, vedere cosa dicono. Se vogliono. Davvero. Prego, prego. Guarda che bella giornata di sole, e ci riuscirebbe un bel allenamento, invece oggi mi tocca cucinare. Ci proverò e non so cosa riuscirò a fare. Buongiorno. Buongiorno. Piacere Fabio. Piacere Fabio. Siamo pronti. Eccoci qua. Bene. Dai, allora, non vede l'ora di iniziare. Caterina, oggi faremo tre piatti. Okay. Faremo la crema di Cogne, che è un dolce tipico di Cogne. Poi faremo un antipasto, che useremo le trote di Milas. E poi faremo un primo, un tagliolino, con dei carciofi e delle trippette di baccalà. Come te la cavi quei primi? Bene, allora va già bene. Io comincerei con la preparazione del dolce. Bene. Visto che siamo già in ritardo e siete arrivati tardi. Quindi... Ecco! L'unica ricetta che abbiamo scritto, essendo un dolce, abbiamo la ricetta e il procedimento. Ora ti spiego così la cominci a fare. Di qua abbiamo già preparato delle mandorle amare, delle mandorle dolci, che adesso andremo a tritare. Poi abbiamo la panna, il latte, le uova e lo zucchero, che sono gli ingredienti, e la gianduia, che sono gli ingredienti che ci servono per preparare questa crema. La serviremo con le tegole. Adesso andremo allora a dividere. Abbiamo bisogno di dividere i cuori per gli alcuni. Ok, prego. Adesso andremo a miscelare le uova insieme allo zucchero, a una parte dello zucchero. Aiutati con le capatelle per far cadere bene tutto. Come si l'uovo. Chiamano? Le capatelle. Le capatelle, ok. Perfetto, adesso andremo a tritare le mandorle. Eccoci. Andremo
sul fuoco, sì, la portiamo ad ebollizione. Ok, sorry. Siamo sicuri? Siamo, va assaggiato prima, no? Per dire. Assaggia Caterina. Se vuole assaggiare, sicurezza, se non si fida. È buono? Ok, adesso. Fermati un attimo. Ok, tieni ancora. Però non fa l'effetto frittato. È bravo. E adesso andiamo in abbattitore a raffreddare. Ok. Allora, uno, due. Metto la torcina. Va con la crema di Cogne? Beh, è una soddisfazione, perché siamo a Cogne, esatto. Crema di Cogne, il colore è bellissimo, profumo. Sì, prossima puntata, Caterina, quando vieni ad allenarti da Osta Cogne ti fanno le tegole. Però credo che lo facciano alla fine o presto. Vabbè, non è un problema. Tu a che ora ti alleni normalmente? Mattino, ma verso le 10-11. Ah, la crema io la lascerei molto semplice, tradizionale, così. Benissimo. Voilà. Allora Laura, una padrona di casa perfetta, ci avete accolto in questa, diciamo, in questa casa, in questa grande casa roulé, con tanta qualità in cucina, nell'accoglienza. Da quando inizia questa storia della famiglia come albergatori e ristorazione? Ma l'albergo è stato costruito nel 25 dai nonni della zia. Poi sono stati i genitori di mia zia e mio zio, e poi ci hanno chiamato i miei genitori quando io ero ancora piccola, e adesso sono io, mio marito, i miei genitori, mio zio, quindi siamo tutti in famiglia, però siamo insomma circa 70 collaboratori in tutto, quindi una abbiamo squadra. Un'ampia, sì, assolutamente, una bella famiglia allargata che insomma sostiene, anzi porta avanti con noi questa grande casa. Penso che la chiave del successo di un albergo sia proprio quello che ogni anno bisogna continuare a investire e fare, il che è molto duro, perché quando magari si chiude si pensa di dire ok, adesso mi riposo, il giorno dopo ci sono gli operai in casa. La nostra grande fortuna è di essere in tanti e di avere ruoli diversi, quindi comunque mio padre è lungimirante, quindi è quello che fa progetti, che porta avanti le cose, quindi quando chiudiamo appunto per noi incomincia la stagione più tranquilla, per lui incomincia l'altissima stagione. Fuori dal momento di lavoro, quindi quando il Belle Vue è chiuso, quali sono le vostre passioni? Ma in realtà è chiuso poco, perché siamo aperti 10 mesi all'anno, e quindi la nostra vita comunque ruota qui in hotel, sì. Quello senza ombra di dubbio. L'unica possibilità per staccare è comunque fuggire un attimo o in vacanza, comunque generalmente sempre per lavoro, che comunque sì, per noi può essere anche piacevole, legato alla vacanza, perché comunque è legato alla nostra passione. Il fatto di dedicare tante ore e tanta energia a questa nostra parte della vita, che poi insomma è quasi tutta, lo facciamo con molto piacere, con molta gioia e con molta passione, perché uno, siamo tutti sì, insieme, e secondo, lo facciamo in un ambiente che per me è meraviglioso, nel senso, comunque la Valle di Cogne, io sono innamorata, sì, di Porto Vallata, e quindi non potrei mai vivere altrove, e quindi su questo non ci sono dubbi. Si vede negli occhi. Noi ti ringraziamo davvero, perché insomma abbiamo vissuto una bella esperienza, abbiamo accolto Caterina Bertone nella tua cucina con questo chef stellato veramente di alto livello. Sappiamo però che tuo marito corre, quindi in realtà una relazione sotto c'era. Lui ha sempre avuto la passione della montagna, della corsa, quindi no, assolutamente, quindi ha seguito Caterina durante tutte le, insomma, le sue avventure di Rio. Sì, assolutamente. Quindi è stato bello oggi incontrarvi. Forse voi non ve l'aspettavate neanche di avere un personaggio così nella vostra cucina. No, difatti è stata una sorpresa. E devo dire che è stata anche brava. Quindi, insomma, perché no, un domani magari averla nella vostra brigata in cucina, Caterina Bertone. Guarda, lì è lo chef che decide. Yeah.
Grazie davvero per tutto. Grazie a voi, è stato un piacere avervi qui con noi. Prepariamo i carciofi. Allora noi prendiamo un'acqua, la acciduliamo con del limone in modo da non renderli neri e cominceremo a pulire i nostri carciofi. Si comincia a spogliare. Ok. Ok, per questo foglio esterno. Ok, cerca di levare per bene un po' un quarto regolare. Mettiamo. Foglie da loro e diamo 4 minuti di timer e scolare su bene, prendi con due mani così, tieni. Ok, mi sono bruciato, non aver paura. Ok, timer, timer. Nel tempo prendiamo dei pomodorini naturalmente lavati e li andiamo a bucherellare. Bucherelli. Fabio, ma questo è lo straccio, che straccio è? No, questo è uno straccio per conservare cibi, è uno straccio alimentare che serve per non quello che io uso. Non è assolutamente il Vileda che usa lei a casa. Ma certamente, non avevamo dubbi. Sì. Io e te, Caterina, invece l'avremmo usato per pulire a casa. Fino. A me piace seguire più la tradizione che le mode, mode vegane, mode senza sale, mode vegetariane. Abbastanza regolari. Giusto? Sì. Le taglieremo a listarelle. A lui sembra molto più semplice. Ah sì, non è. Lasciamo andare qualche minuto. Apri, tirali fuori, vediamo se possono andare bene. No, no, vado a 60 gradi. Ok, sì, va bene. Va bene.
gabbietta la porziono? Sì. Aiutati con una... che è un carciofo magari. Fabio Iacovone, qua a Cogne, con una cucina insomma di altissimo livello, da quanto tempo? Allora, sono circa 7 anni. Circa 7 anni. Ho cominciato con la scuola, io sono abruzzese, quindi ho cominciato la scuola in Abruzzo, sì. E poi dopo il diploma sono andato via e diciamo ormai dal 99 che manco dall'Abruzzo, insomma. Ah, ho un po' di esperienza in giro qua in Italia, un po' in Svizzera, sì. Qualche nave da crociera e poi di nuovo Italia e via. E poi sei approdato con la nave qua a Cogne? Proprio con la nave no, fino ad Emaville, poi da Emaville siamo venuti. Benissimo, ci siamo resi conto cucinando con te che è una cucina molto particolare dove tu utilizzi i prodotti del territorio, quindi ti piace valorizzare tutto quello che il territorio ti dà. Sì, il nostro intento è cercare di utilizzare i prodotti del territorio e non naturalmente cerchiamo di accontentare un po' tutti. Le esigenze di tutti, avendo anche una clientela d'albergo, sì. Quindi il cliente che sta qui una settimana, quindi cerchiamo di accontentare dal bambino, che è la cosa più importante, accontentare. Eh sì, perché tu sei papà poi, una volta, quasi sì, due, quasi quindi due. L'attenzione particolare alle famiglie. Sì, anche perché se accontentiamo il bambino, già la mamma è contenta. Quindi. E quindi siamo già a buon punto. La Stella quando è arrivata? La Stella è stata riconfermata nel 2010. Ecco, ma dei piatti particolari che non erano stati previsti? No, spesso ci accorgiamo che a volte si fa una cucina, magari quando si fa qualcosa di un po' più complicato, forse è quello meno apprezzato. Io penso che viene apprezzato sempre la semplicità, sì. E la tradizione. Lo e credo che un cuoco debba avere delle buone, solide basi di cucina classica. Certo, prima in cucina ci dicevi... Poi l'innovazione... Sì. Passerà. Passerà. Ecco, prima in cucina ci dicevi che la tradizione è importante, come nella cucina, il resto è moda. Il resto è moda. Il resto è moda, quindi è importante, diciamo, un bravo cuoco ad essere in grado di... Noi crediamo in quello, poi. Certo. C'è chi fa moda, gli piace far moda, ma ci sta moda. Ma devo dire che visto il successo che avete, piace a molti, eh? Allora, noi l'abbiamo già eviscerata. Ah, ok. Con la testa attaccata, presenza, io preferisco. Almeno non la guardi negli occhi. Non guardarla in faccia. Così la spina? Sì. Questa è la prima volta che prendo un pesce con le mie mani. Perché tagliavano prima le forbici, adesso non tagliano più? È perché abbiamo cambiato le forbici per farti fare brutta figura. Ah, ecco, ce l'avete fatta.
fine. Questa trotta ti ha preso o ti ha preso? Mi ha preso, però mi spaventa un po' la velocità. Dai, stasera trotta di lilla a casa. Sì. Queste qua già pulite. Queste già pronte. Ascolta, noi andiamo, ti lasciamo qua, torniamo stasera. Grazie, sì. Caterina. Prego. A più tardi. Sono preoccupata, Caterina. Perché mi sono persa qualche ingrediente. Cioè, per me la trotta era pronta, no? La metto in forno. Prepariamo i porri da far brasare, quindi li abbiamo lavati. Sì. Tagliamo a metà. Ecco, tu vai più piano, sicuro, più piano. E li tagliamo. E lui è velocissimo a tagliare. Quando guardiamo la televisione vediamo tagliare così, io ci metto un quarto d'ora a tagliare un porro così. E mi taglio anche le dita. Per volta. Noi andiamo prima, sennò qua la domanda. Caterina, i porri li stiamo girando? No, sono qua. Bisogna controllare, in geometra un po' per girare i porri. Già, vediamo. Porco. Eccoli qua, li stiamo bruciando. Sono ben caramellizzati. Spegni, buttiamo via e rifacciamo da capo. Noi ne abbiamo ancora di porri tutti. Sì. Ne compriamo sempre qualcuno in più se qualcuno li brucia. Qualcuno? Caterina, adesso mettiamo il sale e lo zucchero, mettiamo anche una puntina di zucchero in modo da mantenere meglio la clorofilla. Per le verdure verdi noi solitamente mettiamo sempre una puntina di zucchero. E anche l'occhio ci vuole soffare. Poi metteremo gli asparagi, daremo 5 minuti di timer da controllare in modo da non fare la fine dei porri, aspettiamo che bolle e poi le raffreddiamo in acqua e ghiaccio. Anche per raffreddarlo manteniamo il colore. Adesso andremo a preparare le arance, prendiamo le arance al vivo. Spicchi. Vedi, non abbiamo le membrane dello spicchio, le eliminiamo in modo che il bianco rimane tutto. Al terzo tentativo provo a cambiare qualche marcia. Andiamo a solare gli asparagi. Si blocca la cottura su tutto il pesce? Sì. Ne ho messo poco, padella? Sì, io anche, adesso vediamo. Ok, adesso la padella è calda, possiamo mettere la trota. Ha un colore intensissimo. Sì, sono trote salmonate. Ma molto salmonate. Ok. Salmonatissime. Prego, poggia pure. Cioè, attenzione. Alla cnelle. È cotto? Sì, appena riesce a lasciarlo vedere. Eccolo qua l'arancio, che torna. Omega 3. I porri fritti. Vediamo con la sua pelle. Sharp, guarda la cnelle. Sì, va bene, va bene. Ok, sì, puoi anche farlo un po' che rispetto. Cotta? È un po'. Che
Bene, bene, direi bene. Sì, se l'è cavata bene. È assunta, sì. Ah, assunta, sei contenta? Sì, sarà dura la cucina. Perché Caterina lavora all'ospedale, pediatra, corri, insomma, ti manca anche un po' di cucina sì, ed è fatta. Va bene, dai, ci proverò adesso. Ci proverò. Però fare il menù a casa adesso. E adesso cosa hai pensato per il chef? Ah, un bel allenamento variato, per far aumentare le pulsazioni. Contento? Andiamo. Andiamo, bene, allora andiamo, pronti. Adesso andiamo a correre allora. Sì, andiamo. Ascolta, prima cosa allacciati bene le scarpe. Così ce le ho già allacciate. Ah, ma queste scarpe qua per andare a correre? Io ho pneumatici da neve, sono qua a Cogna. Ai, il camisero, vabbè dai. Aspetta, non parlare che insomma non hai fiato. Com'è andata? Beh sì, giocavo in casa, correre in montagna mi piace, quindi non è un problema. E tu Fabio? Io preferisco andare in macchina. Benissimo, allora direi che meglio tu in cucina e tu a correre. Sì, siamo ognuno ai nostri posti. Ognuno ai posti posti. Ok. Io vengo volentieri a mangiare da lui. Ah ecco, potrebbe essere una bella idea.